Nel 1500 per diventare papa servono poche cose, ma fondamentali. Un cognome importante, una ricca famiglia alle spalle, appoggi politici e un'innata predisposizione al compromesso. Alessandro Farnese ha tutto questo. Vive da re nel Palazzo della Cancelleria, è circondato da una corte di oltre 300 persone pronte a servirlo e riverirlo ed è nipote di Papa Paolo III. Il suo legame di parentela col pontefice gli permette di fare il pieno di cariche, onori e denaro e gli dà la possibilità di fare tutto ciò che vuole, ma la sua fortuna non è legata solo al nonno. È un uomo intelligente e diplomatico, sa destreggiarsi con abilità negli ambienti politici e la sua carriera ecclesiastica è folgorante. Viene eletto cardinale quando ha solo 14 anni, diventa subito il braccio destro di Paolo III e poco dopo il rappresentante della corte papale nei rapporti internazionali. Sembra chiaro che il suo cognome, i suoi sforzi e i suoi meriti lo porteranno dritto al soglio pontificio, ma il sogno del cardinal Farnese di diventare papa è destinato a non realizzarsi mai. Lo scenario di questa storia è una Roma che sta mutando rapidamente. Dopo decenni di corruzione, nepotismo ed eccessi mondani, la Chiesa sta cercando di rimediare agli errori del passato. È l'età della controriforma. I costumi diventano più sobri, almeno in apparenza, soprattutto in chi spera, prima o poi, di diventare papa. Nel 1556, Paolo III Farnese, nonno di cardinale Alessandro, è ormai morto da 7 anni. Dopo molti trionfi, i Farnese hanno vissuto momenti difficili che ora sembrano superati. E in questo 1556, Alessandro riceve un'altra buona notizia. Una notizia che arriva dalla Francia. A 36 anni è diventato padre di una bambina, Clelia. Ma per quanto sia contento, il cardinale ha più di un motivo per essere cauto. Da oltre 20 anni spera, prima o poi, di diventare papa come il nonno. Ma per diventarlo, deve ostentare uno stile di vita più sobrio rispetto al passato. Quindi, meno si sa della piccola Clelia e di sua madre, meglio è. Abbiamo cercato di ricostruire il periodo in cui Clelia Farnese nasce, supportati anche da una missiva ritrovata nell'archivio di Parma, scritta dalla cameriera del cardinale Alessandro Farnese, la quale si ritiene particolarmente stupita del fatto che doveva andare ad Avignone. Lei usa il termine «pensavo fosse burla l'andata mia ad Avignone». Quindi possiamo immaginare che lo scopo di questo viaggio fosse quello di andare a prendere la bambina che più o meno poteva avere tra i 4 e i 6 mesi di vita per portarla alla corte Urbinate dove c'era la zia Vittoria Farnese che aveva tra l'altro anche appena partorito una bambina. Ma chi è la madre della bambina? Il cardinale ha fatto di tutto per tenerne nascosta l'identità. Un segreto che ha resistito per quasi 5 secoli, consentendo ad Alessandro Farnese di non vedere offuscata una carriera iniziata molti anni prima. In ogni caso, meno persone sapevano, meno c'era divulgazione di informazioni, ma lui più aveva il controllo della situazione. Al suo prestigioso ruolo, Alessandro Farnese era arrivato molto presto, a poco più di 14 anni. Nato nel 1520 a Valentano, nel Viterbese, nelle terre d'origine della sua famiglia, Alessandro era figlio di Pierluigi, a sua volta figlio di un altro Alessandro, divenuto cardinale grazie alla bella sorella Giulia, che fu amante, a fine 400, di Alessandro VI, il discusso Papa Borgia. Nel 1534, secondo l'indicazione data in punto di morte da Clemente VII, il conclave elegge papa l'anziano cardinale Farnese, che prende il nome di Paolo III. Tutti pensano che sarà un papato breve, e invece durerà 15 anni. Anche il nuovo papa, con i suoi 66 anni, crede di aver poco tempo davanti. Da qui la decisione di aumentare il peso della famiglia, nominando cardinali i due nipoti maggiori, Alessandro, primogenito di Pierluigi, e Guido Ascanio Sforza di Santa Fiora, figlio di sua figlia Costanza. La fretta portò il Papa a trascurare la regola che voleva i primogeniti destinati alla politica e i cadetti alla tonaca.
Fu così che a diventare cardinale fu Alessandro e non il secondogenito Ottavio. Nel caso di Alessandro Farnese, la nomina viene fatta quando ha solo 14 anni da parte di Paolo III e viene tenuto riservato in pectore, come si usa dire, e reso pubblico pochi mesi dopo, quando però ancora non ha neppure 15 anni. C'è una riprovazione all'interno del collegio cardinalizio nei confronti di queste nomine di poco più che fanciulli che vengono definiti sprezzantemente cardinaletti. Per 15 anni, cardinal Alessandro è tra i più stretti collaboratori di Papa Paolo III, suo nonno. Nello splendido palazzo che si farà costruire a Caprarola, poco distante da Viterbo, vari affreschi celebrano le sue missioni diplomatiche di quegli anni, tese a riappacificare i due grandi contendenti dell'epoca, il re di Francia Francesco I e l'imperatore del Sacro Romano Impero Carlo V. Nel 1535 Francesco I, re di Francia, e Carlo V, imperatore del Sacro Romano Impero, arrivano per l'ennesima volta a uno scontro. Per Alessandro Farnese è la prima vera occasione di mostrare la sua abilità diplomatica. Il duca di Milano è morto senza lasciare eredi e i suoi legami di parentela con Carlo V rischiano di far finire Milano in mano all'imperatore. Per Francesco I la cosa è inaccettabile e così dà inizio al conflitto. Papa Paolo III deve mediare tra i due per cercare di fermare lo scontro e limitare i danni, dà inizio a una serie di interminabili trattative che si concludono con una tregua. Accanto a lui c'è Alessandro, ormai perfettamente a suo agio nel ruolo di cardinal nipote, ma la politica non è il suo unico interesse. Alessandro Farnese è giovane, ricco, potente, è circondato di letterati e artisti, ama ricambiato le donne. Il centro di questa vita brillante non è il palazzo di famiglia, il celebre palazzo Farnese di Roma, ma il poco distante palazzo della Cancelleria. Il cardinale Alessandro Farnese, nel periodo del pontificato di Paolo III, proprio in occasione di un carnevale, sfoggiò tutto il suo desiderio di mondanità. Tant'è vero che commissionò a Giulio Glovio, un miniatore molto famoso dell'epoca, il disegno di quelli che sarebbero stati gli abiti che poi il cardinale indossò proprio in occasione di questa meravigliosa festa a Palazzo della Cancelleria a Roma. Roma, 1556. Palazzo della Cancelleria. Da fine 400, il Palazzo della Cancelleria è uno dei luoghi del potere della Roma dei Papi. Infatti qui vivevano i vice cancellieri della Chiesa, la seconda carica dello Stato papale, ricoperta spesso da nipoti del pontefice. A metà 400, Papa Callisto III aveva nominato vice cancelliere il nipote Rodrigo Borgia, destinato a divenire Papa Alessandro VI. Successivamente subentrò nella carica Raffaele Riario, che fece erigere il palazzo, nipote di Sisto IV. Nel 500 vi abitò il nipote di Leone X, Giulio de' Medici, che a sua volta sarà Papa Clemente VII. La tradizione continuò con Ippolito de' Medici, nipote di Clemente VII, morto l'anno dopo lo zio. Ed è così che dal 1535, cioè da quando ha 15 anni, a Palazzo della Cancelleria vive Cardinal Alessandro Farnese, nipote di Papa Paolo III. Il nepotismo è un fenomeno tipico del Rinascimento. In termini molto semplici, si tratta della nomina a cardinale di un nipote o di un familiare del pontefice regnante, che diventava poi il suo segretario, braccio destro, uomo di fiducia. Ovviamente questo fenomeno sollevava indignazione da parte di coloro che volevano una riforma del mondo cattolico e sollevava anche conflitti, per esempio, nei confronti dei maggiori sovrani europei cattolici, quali avrebbero voluto invece nomine di altri cardinali, possibilmente della propria famiglia. Alessandro Farnese è stato per 15 anni cardinal nipote e per gran parte della sua vita vice cancelliere della Chiesa, carica che giustificava la sua presenza nel Palazzo della Cancelleria, una presenza non necessariamente austera. Alessandro Farnese aveva una particolarità, era rimasto molto dispiaciuto
del fatto che Paolo III, suo nonno, avesse deciso di dare la primogenitura ad Ottavio e non a lui. Quindi in qualche modo si era trovato costretto a vestire dei panni che a lui ovviamente non andavano bene. I Farnese erano famosi per la tenacia con cui scalarono il potere politico ed economico in pochi decenni. Il motore dell'ambizione di famiglia fu proprio Paolo III, il quale ebbe nei figli e nei nipoti degli strumenti efficienti. Il nipote Orazio era promesso come sposo a Diana, figlia del re di Francia Enrico II, mentre Ottavio era già sposato con una figlia naturale di Carlo V, Margherita d'Austria, vedova del duca di Firenze Alessandro de' Medici. Un precedente che peserà nei rapporti successivi tra Medici e Farnese e anche sulla vita di Clelia. Destando scandalo in tutta Europa, nell'agosto 1545, Paolo III aveva creato il nuovo Ducato di Piacenza e Parma, facendo in un sol colpo torto sia l'imperatore Carlo V, cui spettavano le investiture civili e nobiliari, sia la Chiesa, da cui amministrativamente le due ricche città appartenevano. A capo del nuovo Stato andò il figlio del pontefice, Pierluigi. Negli stessi mesi, Alessandro Farnese chiama a Roma uno dei più grandi pittori del tempo, Tiziano. Il pittore veneto deve realizzare alcuni ritratti. Del Papa in primis, poi anche del Cardinale. Ma soprattutto realizza una scena che, secondo il costume rinascimentale, deve avere una valenza politica. Dietro l'apparente semplicità di un quadro che ritrae un papa anziano con i due nipoti, si nasconde un preciso disegno politico e nello stesso tempo un richiamo ad un altro celebre dipinto, quello in cui Raffaello, oltre 20 anni prima, aveva ritratto Leone X de' Medici con, alla sua destra, il cardinal Giulio de' Medici, futuro Clemente VII, e alla sua sinistra, il cugino cardinal De Rossi. Tiziano, su indicazione dei Farnese, deve rappresentare l'investitura da parte del pontefice ai suoi due nipoti prediletti. Ad Ottavio andranno i titoli e l'autorità politica sui feudi farnesiani. Alessandro è invece destinato a succedere un giorno al nonno sul soglio di Pietro. Ma le due eredità non hanno uguale valore. Anzi. Tutto nel dipinto sottolinea questo messaggio. Ottavio, cioè il potere politico, è inchinato davanti al nonno in un atteggiamento riverente. Il Papa non lo guarda. Comunque, tra i due c'è un distacco che non c'è sull'altro lato. Il cardinale è l'unico a guardare verso lo spettatore e ostenta familiarità col Papa, visto che poggia la mano sul pomo della sedia. Ma non c'erano solo i quadri. Anzi, cardinal Alessandro aveva una vera predilezione per gli affreschi che non erano mai fine a se stessi, ma dovevano servire a sottolineare un messaggio esoterico o politico. Il Salone dei 100 giorni a Palazzo della Cancelleria è stato dipinto da un altro celebre artista di fine Rinascimento, Giorgio Vasari. La sala si chiama così perché affrescata dal pittore e dai suoi collaboratori in soli 100 giorni. Vasari, quando mostrò con orgoglio il suo lavoro a Michelangelo, sottolineando quanto poco tempo c'era voluto, si sentì rispondere freddamente: «Si vede». L'urgenza dei lavori stava nel fatto che tutto doveva essere pronto per le nozze della sorella del cardinale, Vittoria Farnese, che andava in sposa al duca di Urbino, Guidobaldo II. Anche Vittoria Farnese è un personaggio che avrà un peso nella vita di Clelia. Il messaggio dei 4 grandi affreschi principali, destinati a indicare la politica di Papa Farnese e quindi della sua famiglia, è chiaro. Ad esempio, nell'Omaggio delle Nazioni al Papa, si ricorda che il potere papale, in un periodo di forte contrasto con l'imperatore Carlo V, è superiore a qualunque altro potere terreno. Paolo III è in trono e gli ambasciatori stranieri in ginocchio.
Non a caso, dietro al Papa, ci sono il figlio Pierluigi, il contestato duca di Piacenza e Parma, e il nipote ed erede Alessandro, che, dimostrando confidenza, poggia la mano sulla veste del Papa. Un concetto analogo, ma più orientato sull'eterna rivalità tra Francia e Spagna, è espresso anche dell'affresco Il Papa portatore di pace, dove Paolo III si erge fisicamente e moralmente, come effettivamente tentò di fare a più riprese ma con scarso successo, a pacere tra i litigiosi Francesco I di Francia e Carlo V. Con La remunerazione della virtù, Vasari celebra la munificenza di Paolo III, specie quella verso gli uomini virtuosi. Evidente il tentativo di contrastare le proteste e le critiche che la politica nepotista del Papa aveva suscitato. Per rafforzare il messaggio intorno al Papa, invece dei parenti, sono ritratti alcuni uomini illustri e stimati dell'epoca. L'umanista Pietro Bembo, il cardinale inglese Reginald Pole e gli italiani Contarini e Sadoleto, il letterato Paolo Giovio, Michelangelo. Infine, nel quarto affresco, si celebra l'impegno di Paolo III per fare la gloria di Roma e della Chiesa, anche grazie all'impulso dato ai lavori per la Basilica di San Pietro. Esaltando il papato del nonno e facendosi ritrarre con lui, Alessandro preparava la propria ascesa al trono di Pietro, cosa che sembrò quasi impossibile all'indomani della morte di Paolo III, il 10 novembre 1549. Poco prima di morire, nel palazzo del Quirinale, l'anziano pontefice aveva avuto un duro scontro proprio col nipote cardinale. Due anni prima, Pierluigi Farnese, padre del cardinale e figlio del Papa, era stato ucciso dai nobili piacentini e il ducato invaso dalle truppe imperiali. La crisi, oltre che internazionale, era divenuta anche familiare, quando cardinale Alessandro s'era schierato col fratello Ottavio, che non voleva rinunciare a Parma e Piacenza, nonostante Paolo III volesse far tornare le due città sotto il diretto dominio della Chiesa. Paolo III era venuto a conoscenza del fatto che Vittoria Farnese, cardinale Alessandro Farnese, Ottavio, Guida Scagno Sforza, erano tutti suoi nipoti, stavano in qualche modo complottando per cercare di fare in modo che Paolo III non riconsegnasse le città di Parma e Piacenza alla Chiesa. E proprio con il cardinale Alessandro Farnese lui si prese un'arrabbiatura terribile e conseguentemente a questa arrabbiatura lui si sia sentito male e poi qualche giorno dopo morto. Rimane famosa la frase, che perlomeno così le cronache ci riportano, di Paolo III, quale si rivolge al cardinale Alessandro Farnese dicendogli che così come il cappello gliel'aveva dato, così gliel'avrebbe tolto. Era veramente indignato. La lotta per riottenere il ducato di Parma e Piacenza continuerà anche dopo la morte di Paolo III. Il suo successore Giulio III non amava i Farnese. Il Papa, filo imperiale, si scontrò con l'orientamento filo francese dei Farnese. Il risultato fu che cardinale Alessandro dovette stare quasi due anni lontano da Roma. Si vide privare di molti benefici e addirittura assistette impotente alla vendita degli arredi di Palazzo Farnese. Non furono facili i mesi e anche gli anni successivi alla morte di Paolo III, perché il grande protettore, venendo meno, poteva causare una totale sparizione addirittura dalla scena politica del nipote cardinale. Ma non fu così. Morto Paolo III, il cardinale Farnese seppe abilmente mantenersi, non solo, potremmo addirittura dire che seppe accrescere in prospettiva il suo potere, la sua influenza ed essere ancora un personaggio determinante per decenni sulla scena politica romana essenzialmente, ma in certa misura anche fuori dell'ambiente stesso di Roma. In questi anni Alessandro è a Parma, Urbino e poi a Firenze, alla corte di Cosimo I de' Medici, duca di Toscana. Vive a Palazzo Vecchio ed è qui che incontra per la prima volta uno dei suoi futuri e più acerrimi nemici. Si chiama Ferdinando. Nel 1551 è solo un bambino di due anni, sesto dei sette figli del duca. Nei primi tempi del pontificato di Giulio III, per il cardinale il problema è quello di riconquistare i beni e le terre dei Farnese che sono stati sequestrati.
Soprattutto la riconsegna di Parma e Piacenza è una vittoria personale di Cardinale Alessandro. Furono mesi, anzi anni, bisogna dire, di intensissimo lavoro, di trattative segrete e pubbliche, di ricerche di accordi, di cambiamenti, di alleanza con tutti gli attori che erano presenti sulla scena, tant'è che nello stesso conclave Alessandro poté stringere degli accordi, delle intese, delle alleanze che consentirono in effetti poi ai Farnese di riprendersi Parma e a un certo punto di insediarsi nei ducati padani per secoli fino all'esaurirsi della dinastia per cause naturali. I buoni rapporti dei Farnese con la Francia facevano comodo a Giulio III in un momento di freddezza con l'imperatore Carlo V. Tra il 1552 e il 1555 Alessandro è più volte in Francia, dove oltretutto ha molti incarichi e benefici. Ma è soprattutto la corte di Enrico II e sua moglie Caterina de' Medici che il giovane cardinale ha modo di distinguersi. In questi anni spezza molti cuori femminili, tra cui quello di una nobildonna di corte, Claude de Beaume. Il cardinale Alessandro Farnese incontrò Claude de Beaume alla corte di Caterina de' Medici. Claude era un'amica di Caterina, oltre ad essere la sua dama di compagnia, con gli anni divenne anche la sua tesoriera. Fu probabilmente anche molto intima, molto confidente con la regina. È Claude de Beaume la vera madre di Clelia, la figlia del cardinale? Sembra proprio di sì. Almeno stando ad una scoperta fatta frugando tra le molte lettere conservate nell'archivio di Alessandro Farnese. Nelle missive diplomatiche erano state ripiegate in quattro delle lettere di Claude de Beaume. Quindi le venivano recapitate ovviamente in gran segreto, ma il contenuto è scritto in modo molto liberale, si capisce che lei aveva un amore sconfinato per il cardinale che non era mai terminato. Firenze, 1564, Palazzo Vecchio. Sono molti i modi in cui si diventa cardinali. Alessandro Farnese lo divenne perché suo fratello era ancora troppo piccolo e perché il nonno aveva fretta. Ferdinando de' Medici, invece, lo divenne a soli 14 anni in seguito ad una tragedia familiare. Tramandano le cronache del 1562 che nell'autunno di quell'anno, durante una battuta di caccia, il secondogenito di Cosimo, il 17enne cardinale Giovanni, litiga col fratello Don Garcia, più giovane di 2 anni, il quale ferisce a morte il fratello. Cosimo I, addolorato e furioso, uccide Garcia. Alla notizia la madre, si dice, morì di crepacuore. Recenti ricerche hanno concluso che Cardinal Giovanni e Don Garcia sono morti, come la madre, di malaria, malattia per la quale all'epoca non c'era cura. Ma è in virtù di quelle morti che al giovane Ferdinando si aprì la strada verso Roma e la porpora cardinalizia. A 16 anni, Ferdinando de' Medici partecipa già al suo primo conclave. Morto Pio IV, viene eletto Pio V. L'elezione di Papa Pio V delude Alessandro Farnese, che ancora una volta non riesce a salire al soglio pontificio, ma anche per la curia romana il nuovo Papa è un problema. Pio V è rigido e intransigente, vuole ripulire Roma dalla corruzione e dai costumi immorali ormai imperanti. Bolla dopo bolla caccia dalla città le prostitute, condanna i bestemmiatori e i fornicatori, difende il vincolo matrimoniale e impone pene severe agli adulteri. Ma anche alla corte papale impone uno stile di vita più modesto, ordinando una drastica riduzione delle spese. Ma soprattutto si oppone al nepotismo, abitudine tanto cara ai suoi predecessori. Mentre il nuovo Papa cerca di salvare le anime dei peccatori, ad Alessandro non rimane altro che dedicarsi alla sua attività di mecenate. Sotto il suo papato, Alessandro Farnese porterà avanti i lavori di abbellimento del palazzo di Caprarola, destinato a divenire la sua seconda residenza dopo la cancelleria a Roma, e inizia la costruzione della maestosa Chiesa del Gesù. In entrambi i casi, al suo fianco, uno dei maggiori architetti dell'epoca, Jacopo Barozzi, detto il Vignola.
Nei saloni di Caprarola, Alessandro fa realizzare affreschi che devono celebrare i fasti della famiglia e suoi. E non perde occasione di sottolineare il proprio peso in Vaticano. Il cardinale Alessandro Farnese vanta alcuni primati conclavisti, se così vogliamo definirli. Partecipò almeno una mezza dozzina di conclavi. E quello che soprattutto importa è che in quasi tutti fu un protagonista, nel senso che era un papabile. Non divenne mai, come è noto, papa, però fu sempre un eccellente piazzato, se vogliamo usare un termine moderno, e soprattutto dispose sempre di tanti voti da poter influenzare il conclave in modo da impedire ad un avversario di essere eletto, anche se da non poter raggiungere lui stesso l'elezione. Intanto, sulla scena romana, almeno quella della vita mondana e del collezionismo d'arte, sta sorgendo un nuovo astro, Ferdinando de' Medici. La splendida Villa Medici sul Pincio e il non meno sontuoso Palazzo Firenze in città sono i punti di riferimento di una corte splendida dominata da un giovane abituato a non badare a spese. Ferdinando non si limitava a dare ombra a quello che già era soprannominato il Gran Cardinale. Oltre al prestigio, le tensioni tra Medici e Farnese avevano cause economiche e politiche, soprattutto da quando i Farnese, cardinale Alessandro in testa, avevano mostrato di avere mire su Siena, confinante col loro ducato di Castro. C'erano poi questioni di eredità dopo che Margherita d'Austria, vedova del duca Alessandro de' Medici, aveva sposato Ottavio Farnese portando in dote palazzi e opere d'arte. È questa l'atmosfera in cui matura la decisione di trovare un marito a Clelia, che poco più che neonata era stata tolta alla madre e affidata alla sorella del cardinale, Vittoria, duchessa di Urbino. È alla corte che era stata di Federico da Montefeltro che Clelia cresce, scrivendo anche rispettose letterine allo strano e lontano padre che la sorte le aveva riservato. Quando iniziano le trattative per far sposare Clelia al marchese Giovanni Giorgio Cesarini, discendente di un'antica famiglia romana, la bambina ha 10 anni, il futuro sposo 15. Per celebrare il matrimonio bisogna attendere il 1571. È lo stesso cardinale Alessandro a portare avanti le trattative senza sapere che Giovan Giorgio diverrà grande amico dei Medici. Giovan Giorgio e Clelia vanno ad abitare nel palazzo di famiglia dove tradizione vuole abbiano abitato i Borgia, a cominciare da Lucrezia e sua madre Vannozza Cattani. Palazzo Cesarini diventa uno dei centri della vita mondana di Roma, grazie alle collezioni d'arte di lui e alla bellezza di lei. Un binomio riconosciuto anche da un illustre visitatore, come lo scrittore francese Michel de Montaigne. Vi sono infinite rare antichità e vi sono anche i ritratti delle più belle dame romane viventi e della signora Clelia Farnese, sua moglie, che se non è la più gradevole, senza confronto, è la più amabile donna che può esserci al momento a Roma. Montaigne accenna al ritratto di Clelia realizzato da Jacopo Zucchi. In realtà in quegli anni di ritratti della figlia del Gran Cardinale a Roma ce n'erano molti. Ufficiali e ufficiosi, perfetti quest'ultimi per alimentare i pettegolezzi. Ma per immortalare la bellezza di una donna possono andar bene anche il marmo e lo scalpello di uno scultore o i versi di un poeta come Torquato Tasso, che a Clelia ha dedicato varie rime. Una delle immagini più belle di Clelia sopravvissute al tempo è però una statua, la Venere Cesarini, opera dello scultore Gian Bologna, oggi custodita nell'ambasciata degli Stati Uniti a Roma, insieme con le altre opere della collezione Boccompagni Ludovisi. Un retroscena che riguarda la Venere Cesarini consente di mettere in relazione la statua con l'uomo che aveva commissionato per il suo palazzo alcuni dipinti realizzati nella capitale sempre in quegli stessi anni. Una delle peculiarità nella creazione di questa scultura è sicuramente l'eccezionalità della concessione fatta al Cesarini di poter commissionare un'opera a Gian Bologna.
Gian Bologna, che era già nel 1580, quando venne fatta questa richiesta, scultore di corte dei Medici da circa 20 anni ed era impegnatissimo con opere richieste da Francesco I e dai Medici in generale. È il Granduca Francesco I, fratello di Cardinal Ferdinando, a seguire personalmente la questione. Ma come mai i Medici concessero ai Cesarini quello che era stato rifiutato ad altri? In questo caso, eccezionalmente, fu proprio Francesco I, con un'epistola in uno scambio appunto con Gian Bologna, a chiedere nel 28 luglio 1580 che lo scultore dedicasse più tempo possibile a quest'opera richiesta dal Gian Giorgio Cesarini. Gli storici si sono a lungo interrogati sulle cause di questa eccezionale concessione fatta appunto al Cesarini. E tra le varie motivazioni sicuramente c'era il fatto che il Cesarini, essendo anche lui un amante dell'arte e dell'antichità, abbia potuto avere un ruolo come agente dei Medici a Roma. L'altro fatto importante è che era sposato a Clelia Farnese e questo fatto sicuramente per i Medici in quel momento aveva una valenza particolare. Credo che Giovan Giorgio Cesarini abbia voluto raffigurare Clelia nella statua che tanto aveva comunque desiderato dal Gian Bologna. Lui, amante di statue romane, collezionista d'arte, aveva ed era consapevole di avere accanto a sé una donna molto bella, molto amata e decantata all'epoca, compreso Torquato Tasso. Se c'era da raffigurare Clelia Farnese nuda, dietro l'opera d'arte di turno era sempre possibile vedere l'ispirazione di Cardinal de' Medici. Ancora oggi non è chiaro se Clelia cedette o meno alla corte che Ferdinando le fece per anni, anche in modo da creare imbarazzo non solo allo stesso marito, ma anche al padre cardinale aspirante papa. Quello che è certo è che le maldicenze circolavano sotto forma di sonetti anonimi o lettere senza firma inviate alla cancelleria. Lettere che, con gran dolore della stessa Clelia, trovavano il padre decisamente attento. Quello che poi più mi affligge è che il signor cardinale ha aperto la strada e a certe lettere senza sottoscrizione subito le mette a luce per vere. Ma non c'erano solo lettere anonime a dimostrare la lotta in atto. Lo stesso cardinale Alessandro sapeva di aver spesso avuto atteggiamenti poco amichevoli sia col genero sia con Ferdinando de' Medici. Al primo aveva negato, ad esempio, il prestito della sua preziosa Danae di Tiziano, che si dice raffigurasse una sua amante giovanile. Le prime lettere che si ritrovano di Clelia subito dopo il matrimonio sono lettere scritte da una persona in uno stato di grande agitazione. È preoccupata perché Giovan Giorgio Cesarini comincia a litigare con il cardinal Farnese. Purtroppo non sappiamo i motivi, perché non ci sono pervenuti, ma c'è una lettera di fuoco di Giovan Giorgio Cesarini indirizzata al cardinale Alessandro Farnese, nel quale gli dice che lui non può essere trattato in quel modo. Con Ferdinando de' Medici le cose andavano anche peggio. E non solo perché Cesarini, con uno strappo alla regola senza precedenti, lo aveva nominato suo esecutore testamentario ignorando il potente suocero. Già nel novembre 1580 la tensione tra i due era così alta che il Medici se ne lamentò con un inviato di Ottavio Farnese. Essendo queste dimostrazioni da inimico chiaro, egli non era soggetto tale che fosse per sopportarlo, et di rendergliene la pariglia et proceder seco nei medesimi modi molto bene. Era una dichiarazione di guerra vera e propria, anche se in ritardo. Infatti la guerra era già scoppiata da anni. Lo dimostrano proprio i dipinti di Zucchi voluti da Ferdinando e realizzati in parte prima del violento sfogo del cardinale de' Medici. Oggi quelle opere sono disperse in vari musei, ma qualcosa a Palazzo Firenze è ancora visibile. Già a fine anni 70 del Cinquecento,
In barba al rigido codice morale che gli ultimi papi avevano cercato di imporre, la corte e gli ospiti di Ferdinando de' Medici potevano ammirare gli affreschi di Zucchi. In particolare, la volta della Sala degli Elementi offre, nella Nascita di Venere, un'intensa figura femminile che fissa lo sguardo dello spettatore e che somiglia in modo evidente a Clelia. Un aspetto secondario, solo in apparenza, e che richiama una delle rappresentazioni più clamorose di Clelia volute dal solito Ferdinando, la pesca dei coralli. Un quadro di cui in realtà esistono più versioni. Quella originale, oggi in Ucraina, era destinata allo studiolo del cardinale a Villa Medici e non lasciava dubbi. La donna al centro del dipinto non solo ha il volto di Clelia, ma mostra alle sue spalle un uomo che ricorda molto il cardinale de' Medici. Ma cosa ancora più indicativa è che le altre figure femminili, tutte in pose tutt'altro che caste, hanno i tratti di Clelia Farnese. Quasi fosse un'ossessione per Ferdinando. In altre versioni del dipinto non c'è la figura del cardinale fiorentino, però le principali figure femminili richiamano evidentemente Clelia. Una Clelia sempre nuda e per nulla intimorita di mostrarsi agli occhi di Ferdinando come quelli dei tanti incuriositi ospiti dello spregiudicato padrone di casa. Del resto, pochi anni più tardi, nell'ottobre 1587, Ferdinando dimostrerà di cosa fosse capace al momento dell'improvvisa morte per avvelenamento del fratello, il Granduca Francesco I, e della sua seconda moglie, Bianca Cappello. Ma prima che il destino decidesse di riportarlo per sempre a Firenze, Ferdinando ebbe modo di continuare il suo braccio di ferro col Gran Cardinale ancora per alcuni anni. Al centro della contesa, le solite cose: il papato e Clelia. 585. L'esploratore Walter Raleigh organizza una spedizione sull'isola di Roanoke a largo della costa dell'attuale Carolina del Nord. Lì fonda la seconda colonia inglese del Nord America e la battezza Virginia in onore di Elisabetta I, la regina vergine. Quello stesso anno approda nel porto di Siviglia la nave con il primo carico di cioccolato destinato al commercio. I primi semi di cacao sono arrivati dall'America con Cristoforo Colombo e da quel momento gli europei non hanno più potuto farne a meno. In Italia, nel frattempo, il Gran Cardinal Farnese si prepara ad entrare di nuovo in conclave. La sua speranza è quella di essere finalmente eletto Papa. Caprarola, 1585, Palazzo Farnese. Non è un buon periodo per il Gran Cardinale. Oltre agli acciacchi, i primi mesi del 1585 sono stati difficili e sfortunati. In aprile è morto il marito di Clelia, Giovan Giorgio Cesarini, preceduto di qualche giorno da Papa Gregorio XIII. Quindi, mentre Clelia piangeva, il padre entrava in conclave deciso ancora una volta a diventare Papa. Il detto secondo cui chi entra in conclave papa ne esce cardinale potrebbe essere stato ispirato proprio da Cardinale Alessandro Farnese. Nel 1572 le manovre farnesiane erano state fermate dalla richiesta di Filippo II di Spagna di rinunciare ad ogni ambizione papale a favore di Ugo Boncompagni. Ora, 13 anni dopo, le speranze non erano cambiate, erano cambiati gli avversari e i concorrenti diretti, il principale dei quali era proprio Ferdinando de' Medici. Alessandro Farnese arriva in conclave acclamato dal popolo che lo vuole papa, ma le manovre di Ferdinando lo impediscono. Il duello Farnese-Medici apre così le porte alla nomina di Sisto V. Ma all'uscita del conclave, il Gran Cardinale non ha finito di duellare con il Medici. Adesso c'è Clelia vedova. Le chiacchiere corrono. E la donna non ha nessuna voglia di essere sottoposta ai voleri della sua famiglia d'origine. Dalle Fiandre, dove comanda le truppe del re di Spagna contro i protestanti, interviene nella questione un altro Alessandro Farnese, il nuovo duca di Parma e Piacenza, figlio di Ottavio e quindi nipote del Gran Cardinale. Alessandro, omonimo del Cardinale, Alessandro Farnese è stato un grande militare, un uomo effettivamente che ha esercitato come pochi altri l'arte delle armi.
diciamo che fu riconosciuto unanimemente nella seconda metà del Cinquecento come il maggior condottiero militare che allora si fosse visto in Europa. Abbiamo ritrovato una lettera del duca Alessandro che invia alla cugina, molto dura, molto decisa, nella quale lei non aveva altra possibilità se non quella di lasciare il suo palazzo di Roma, andare a vivere o con Margherita d'Austria o da Vittoria Farnese, che era sua zia e l'aveva cresciuta, e questo lui lo sottolinea, e di lasciare in tutela il figlio Giuliano Cesarini, all'epoca adolescente, al nonno cardinale, che comunque l'avrebbe ben guardato e sarebbe stata tranquilla che nulla sarebbe accaduto a suo figlio. Per la famiglia Farnese è importante che Clelia lasci Roma per fermare le voci e i pettegolezzi, anche perché, forte della vittoria in conclave e senza più il relativo freno della presenza di un marito, Ferdinando de' Medici si fa sempre più intraprendente. Clelia naturalmente non ci sta, perché era una donna particolarmente risoluta. Cerca con una lettera di parecchie pagine, indirizzata proprio al cugino Alessandro, che all'epoca era nelle Fiandre, di argomentare la sua libertà. Lei voleva rimanere una donna libera, sottolinea il fatto che il marito l'aveva lasciata con l'usufrutto di tutti i suoi beni immobili e quindi padrona, come dice lei, di tutte queste cose. Clelia cerca di resistere, implora il padre in un drammatico colloquio, ma ormai la decisione è presa. Dovrà sposare il più giovane Marco Pio di Savoia, signore di Sassuolo. Le nozze sono celebrate nella cappella del palazzo di Caprarola nell'agosto 1587. Nulla sarà più come prima, e non solo perché Clelia parte per Sassuolo col marito. Se la premura del cardinale era soprattutto quella di allontanare la figlia da Roma, dai pettegolezzi e quindi da Ferdinando de' Medici, il destino gli giocò un brutto scherzo. Infatti, poco dopo le nozze di Clelia, Ferdinando de' Medici raggiunse il fratello Francesco I nella villa Medicea di Poggio a Caiano, vicino a Firenze. Lì assistette, forse non innocente, alla rapida morte del granduca e di sua moglie e ne prese subito il posto dopo aver estromesso il nipote Don Antonio. Divenuto il terzo granduca di Toscana, Ferdinando a Roma non sarebbe più tornato. L'estate successiva, sempre a Caprarola, anche l'ormai anziano cardinale Alessandro Farnese, ammalato di gotta, si sentì male in piena notte. È la sua stanza da letto, la stanza dell'Aurora, la testimone dei primi passi del cardinale verso la morte. Dopo alcune settimane, si rese necessario il trasporto a Roma al Palazzo della Cancelleria. Ed è nel palazzo, dove ha passato più tempo che in qualunque altro posto, che Alessandro Farnese Juniore, il gran cardinale, muore il 2 marzo 1589, a 68 anni e 5 mesi. Scriverà un cortigiano al duca Alessandro Farnese che lo zio era morto in modo che non è possibile a morire più cristianamente né più santamente. Quando il cardinale Alessandro Farnese viene portato alla Chiesa del Gesù ed esposto al pubblico, dovettero mettere, oltre alle guardie svizzere, anche i padri gesuiti per cercare di frenare la moltitudine di gente che andava lì a baciare le vesti del cardinale. Clelia probabilmente seguì tutto questo dalla lontana Sassuolo, così come lì seppe delle morti successive di Papa Sisto V e del condottiero Alessandro Farnese, morto a soli 47 anni nel 1592. Poi toccò al violento Marco Pio e così nel 1599 Clelia poté tornare a casa, anche se ormai Roma, sotto il severo Clemente VIII, non era più quella dei suoi trionfi mondani, ma quella dell'esecuzione di Beatrice Cenci e del rogo di Giordano Bruno.
Anche Ferdinando a Firenze ormai sembra lontano dagli anni romani. Lasciata la porpora cardinalizia, ha sposato la francese Cristina di Lorena che gli darà 9 figli. Ma non ha dimenticato Clelia, non vuole dimenticarla. Nello studiolo agli Uffizi ha fatto portare tele da Palazzo Firenze e da Villa Medici. Tra queste, 3 dipinti in cui appare nuda la figlia di Cardinal Farnese. Ma anche Clelia non è più quella di una volta. Vive col figlio Giuliano nel palazzo di famiglia ed è qui che la raggiunge la notizia della morte di Ferdinando nel febbraio 1609. Ma il grande dolore arriva con la morte prematura del figlio nel gennaio 1613. Lei lo avrebbe seguito pochi mesi dopo. Il testamento, lunghissimo, del resto, era pronto da tempo. La cosa che colpisce del testamento di Clelia Farnese è l'uso della terminologia molto perentoria. Ordine e voglio. Questo lei dice al suo esecutore testamentario, che fu Odoardo Farnese. Di Clelia Farnese restano, oltre al testamento, vari ritratti ufficiali e no. Ma non una tomba. Un fatto forse non casuale, ma segno di una precisa volontà. L'indicazione di quale uomo avesse regnato più di chiunque altro nel suo cuore. La cosa che colpisce maggiormente tra le ultime volontà di Clelia è il suo desiderio di essere sepolta nella tomba del cardinale Alessandro Farnese, suo padre. Lei, che veniva dall'oblio, voleva ritornare nell'oblio, perché tanto era il suo desiderio di potersi riunire a suo padre che tutto il resto non importava. Non mi hanno voluta ascoltare neanche da morta e mi hanno sepolta lontano da mio padre. Senza lapide, però. In questo sì che mi hanno ubbidito. Dove riposo? Nessuno l'ha ancora scoperto. Alla sua morte, Alessandro Farnese viene sepolto nella Chiesa del Gesù, il santuario simbolo dei Gesuiti. Lui stesso ha contribuito a portarla a termine, ma è stato suo nonno Paolo III ad ordinarne la costruzione. Nel 1537, infatti, il Papa ha approvato l'istituzione della Compagnia del Gesù e si è impegnato a costruirne la sede. Obiettivo del nuovo movimento è riformare dall'interno la Chiesa Cattolica Romana e contrastare le dottrine protestanti che stanno dilagando in tutta Europa. L'opera della Compagnia è rapida e si diffonde prima nel vecchio continente e poi nel resto del mondo. Alaska, Canada, Africa, India e Giappone e anche